Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cortiflam, IPSA Farmaceutici Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Cortiflam? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cortiflam durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cortiflam? Cortiflam ha un farmaco a base del principio attivo betametasone valerato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi attivi, gruppo II. È commercializzato in Italia dall'azienda IPSA Farmaceutici Italia SRL. Cortiflam può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Cortiflam 2,250 mg 4 cerotti medicati. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. IPSA Farmaceutici Italia SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. C, principio attivo. Betametasone valerato. Gruppo terapeutico. Corticosteroidi. Forma farmaceutica. Cerotti. Indicazioni. Cortiflam è indicato negli adulti. Trattamento di affezioni cutanee di origine infiammatoria che non rispondono al trattamento con corticosteroidi meno potenti, come eczemi, lichenificazioni, lichen planus, granuloma anulare, pustolosi palmare e plantare, micosis fungoides. Per la particolarità della sua forma farmaceutica Cortiflam è adatto per la psoriasi cronica a placche localizzata in zone difficili da trattare, esempio ginocchio, gomito e faccia anteriore della tibia per un'area non superiore al 5% della superficie corporea. Posologia. Posologia. Applicare il cerotto medicato una volta al giorno sulla zona cutanea da trattare. Non superare la dose massima giornaliera di 6 cerotti medicati e la durata massima di trattamento di 30 giorni. L'applicazione di un nuovo cerotto medicato deve essere ripetuta ogni 24 ore e si consiglia di far intercorrere un intervallo di almeno 30 minuti tra un'applicazione e quella successiva. Quando si sia ottenuto un sensibile miglioramento, si potranno sospendere le applicazioni ed eventualmente proseguire la terapia con un corticosteroide di potenza inferiore. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Cortiflam nei bambini di età 18 anni non sono state ancora stabilite. Modo di somministrazione. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Detergere e poi asciugare accuratamente l'area da trattare prima di ogni applicazione per far sì che il cerotto medicato aderisca al meglio alla cute. Aprire la busta contenente il cerotto medicato e, se necessario, ritagliare il cerotto medicato affinché si adatti alla dimensione della zona da trattare. Rimuovere la pellicola protettiva ed applicare la parte adesiva medicata sulla zona interessata. La parte di cerotto non utilizzata va riposta nuovamente nella busta, affinché si conservi e possa essere usata per una prossima applicazione, vedere paragrafo 6.3. Il cerotto medicato non può essere rimosso e riutilizzato. Una volta applicato il cerotto medicato, la cute non deve entrare in contatto con l'acqua. Si consiglia di fare il bagno o la doccia tra due applicazioni successive. Inoltre, nel caso di applicazione su zone particolarmente mobili, esempio gomito, ginocchio, qualora si noti un sollevamento dei bordi del cerotto medicato, si consiglia di applicare i cerotti adesivi per fissaggio di medicazioni occlusi alla confezione del medicinale. In nessun caso ricoprire completamente il cerotto medicato con del materiale o bendaggio occlusivo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Infezioni cutanee e tubercolari e virali, comprese pustule vacciniche, herpes zoster ed herpes simplex. Lesioni essudative ed infezioni cutanee primarie ad eziologia fungina o batterica. Acne, acne rosacea, dermatite periorale, ulcere cutanee, ustioni e congelamenti. Non applicare sul viso. Non utilizzare nei pazienti al di sotto di 18 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In generale, l'impiego di corticosteroidi topici su vaste aree del corpo e per lunghi periodi, nonché copyright il bendaggio occlusivo, possono provocare la soppressione temporanea dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, provocando ipossurrenalismo secondario e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione.
il metametasone valerato per uso topico, ai dosaggi consigliati, non dia luogo ad interazioni con altri medicinali di rilevanza clinica. Cortiflam non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cortiflam, insieme ad altri farmaci come Eurosaluneb, compresse rivestite a Eurosderonavir Accord, compresse rivestite a Eurosderonavir Orobindo, compresse rivestite a Eurosderonavir Dottor Redis, compresse rivestite a Eurosderonavir Ega a Eurosderonavir Krka, compresse rivestite a Eurosderonavir Milan, compresse rivestite a Euros Eurosderonavir Sandoz, compresse rivestite a Eurosderonavir Teva a Eurosderonavir Zentiva, compresse rivestite a Eurosevotaza a Eurosgenvoia a Euroskeytruda a Euroslobidiur, compresse rivestite a Eurosnebivulolo Idrocloropiazide Accorda a Eurosnebivulolo Idrocloropiazide Doc Generica a Eurosnebivulolo Idrocloropiazide Ega a Eurosnebivulolo Idrocloropiazide Milana a Eurosnebivulolo Idrocloropiazide Sandoza a Eurosnebivulolo Idroclorotiazide Teva Italia a Eurosnobixide, compresse rivestite a Eurosprezista, compressa a Eurosprezista, sospensione a Eurosrezolsta a Eurostribida a Eurosintuzza eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cortiflam durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cortiflam durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La somministrazione topica di corticosteroidi negli animali di laboratorio durante la gravidanza può provocare anomalie nello sviluppo fetale. La rilevanza di questo dato sperimentale non è stata constatata nell'uomo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cortiflam non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Comuni effetti indesiderati, osservabili nel 15% circa dei pazienti trattati, sono riconducibili ad alterazioni della cute e del tessuto sottocutaneo. Tali effetti indesiderati sono principalmente dovuti agli effetti farmacologici del, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono noti casi di sovradosaggio. Le caratteristiche del prodotto e la via di somministrazione rendono improbabile il verificarsi di sintomi e segni da sovradosaggio da corticosteroidi. Tuttavia, l'impiego eccessivamente prolungato di corticosteroidi topici può provocare la soppressione temporanea dell'asse ipotalamo-ipofisi surrene, provocando insufficienza surrenalica secondaria. La sintomatologia da ipercorticismo è di fatto reversibile spontaneamente ed il trattamento asintomatico. Se necessario, riequilibrare il bilancio idroelettrolitico. In caso di tossicità cronica, allontanare lentamente i corticosteroidi dall'organismo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi, preparati dermatologici. Corticosteroidi attivi, gruppo II. Codice ATC. D07H01. Il metametasone valerato per applicazione topica attivo nel trattamento di dermatosi sensibili ai cortisonici per la sua proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. I corticosteroidi applicati sulla cute sono in gran parte trattenuti dallo strato corneo e solo in piccola parte raggiungono il derma dove possono essere assorbiti. Numerosi fattori possono comunque, dati preclinici di sicurezza. Non ci sono informazioni, derivanti dai dati preclinici, di rilevante importanza per il medico che non siano già state riportate nelle altre sezioni del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Elenco degli eccipienti. Supporto. Tessuto non tessuto, in fibra composta di polipropilene barra polietilene e rayon, laminato con una resina di etilene e metilmetacrilato. Strato adesivo. Sodio ialuronato, 1,3, butile in glicole, glicerolo, disodio ed etato, acido tartarico, alluminio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Cortiflam a base di metametasone valerato sono Betesil, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.